Luce, sicuramente Oracle Treb, come una copione sbaglia Oracle Treb. E quindi c'è l'ISOP che va davanti, deciso, avendo Marrick, poi c'è ancora il numero uno di Matilde Re che prova la partenza veloce. E quindi l'ISOP in avanti, ancora Matilde di Re, Marrick che ripiega in terza, Galad Ram in quarta, che questa volta non ha perso terreno. In partenza al largo rimane il numero 4 di Noa B, chiude Olla di Azzurra. L'Issopri e Giuseppe Porcio che prendono in mano la situazione, quindi l'Issopri, Matilde di Re, Marrick, ancora Noa B, quindi Olla di Azzurra che prende la scia di Noa B, l'Issopri a controllare, Matilde, poi c'è Marrick, si mettono male le cose invece per Galad Ram. Quindi in avanti il 6 di l'Issopri, e poi c'è il numero 4 di Noa B che fa pressing esterno, quindi Matilde di Re, ancora Olla di Azzurra, poi Galad Ram che prende la schiena di Olla di Azzurra, e all'interno viaggia Marrick. L'Issopri e Noa B che se li danno di santa ragione, Matilde di Re, ancora il numero 7 di Olla di Azzurra appostata dietro, Galad Ram in scia, in avanti l'Issopri, Noa B che fa sempre pressing esterno, quindi Olla di Azzurra, ancora Matilde di Re, poi Galad Ram. In avanti c'è l'Issopri e Noa B che tende a passare, Olla di Azzurra, si ingamba anche Galad Ram a centropista, e quindi Noa B, l'Issopri che sembra aver esaurito tutto, Olla di Azzurra che marca giustamente Galad Ram, quindi Olla di Azzurra, Noa B che prova a resistere, Olla di Azzurra al largo, quindi Galad Ram, cavalli che entrano in retto arrivo, Noa B, Olla di Azzurra, poi Olla di Azzurra che nel tratto conclusivo prende vantaggio, e viene a vincere facilmente nei confronti del numero 4 di Noa B al terzo posto Galad Ram. Vittoria per il numero 7 di Olla di Azzurra. Vince molto bene l'allieva di Natale Cintura su un Noa B che ha corso alla grande. Al terzo posto nel finale emerge Galad Ram. Quindi 7-4-3 l'arrivo ufficioso di questa corsa.